Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campioni del mondo 2007 ed eccole qui infatti ragazzi, come sapete stiamo assemblando le monoposto, la F1 numero 6 l'abbiamo già completata e da questo tutorial si comincia con l'assemblaggio della F1 numero 5. Partiremo quindi dalle ruote anteriori, eccole qui, e poi dal supporto inferiore anteriore con gli spoiler e il sedile. Ok, siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai! Ferrari Transporter. E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter del nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire le fasi finali di assemblaggio di questo modellino. Infatti ragazzi, mancano soltanto 10 fascicoli al termine dell'opera. Praticamente il modellino Ferrari Transporter, secondo me, mancherà pochissimo perché almeno 5-6 fascicoli serviranno per l'assemblaggio della seconda monoposto, poi ci mancheranno 3-4 fascicoli con le ultime fasi di assemblaggio del modellino e poi ragazzi brinderemo al completamento di questo modellino veramente spettacolare. Se vi siete persi i tutorial precedenti andate a rivedere, vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist Ferrari Transporter dove appunto potete trovare tutti i tutorial già pubblicati e andate a vedere anche gli ultimi video che abbiamo pubblicato dell'Orient Express, andate a vedere. Ok ragazzi, detto questo iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo, vai! E ovviamente andiamo a farci una panoramica della Ferrari F1 numero 6 che abbiamo già assemblato. Cioè ragazzi, guardate che capolavoro, io lo definisco il modellino all'interno del modellino perché diciamo questa monoposto l'abbiamo montata con tantissimi dettagli. Infatti come vi dicevo prima avremmo impiegato forse 6-7 fascicoli per completarla, quindi per il Ferrari Transporter è rimasto veramente ben poco, quindi ci accingiamo a costruirne una identica. Non vedo l'ora di completare la coppia perché sarà veramente uno spettacolo averle tutte e due completate. Cioè, ma poi ragazzi, le verniciature, i colori, cioè veramente qualcosa di spettacolare, non solo, anche le decalcomanie che abbiamo diciamo attaccato nell'ultimo tutorial. Guardate anche la parte inferiore, veramente un modellino nel modellino, immaginate che figurone all'interno del Ferrari Transporter. Ok ragazzi, iniziamo un nuovo unboxing, vai! Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 129 del Ferrari Transporter, opera distribuita dalla Centauria per collezionisti e per modellisti. Ovviamente ragazzi, andremo ad eseguire le stesse fasi di assemblaggio eseguite già per la F1 numero 6. Qui andremo a montare le ruote anteriori, già immagino il bagno di sangue per inserire i pneumatici diciamo con il cerchione, perché ragazzi è un'impresa da spaccarsi le mani. Vabbè, qui ci sono tutte le fasi di assemblaggio, quindi unione delle parti del cerchione e poi andremo appunto a fare l'inserimento e questo sarà il risultato al termine di questa fase di assemblaggio. Questa è la fustella che è veramente fantastica con tutti questi componenti e i due pneumatici. Si prosegue poi con il fascicolo numero 130 dove c'è la parte del telaio inferiore della seconda monoposto e poi il sedile, quindi qui ci sarà veramente poco da assemblare, andremo a montare soltanto i primi due spoiler appunto sul telaio ed ecco qui ragazzi i primi componenti. Molto interessante sarà appunto il prossimo fascicolo dove cominciamo a montare sul serio anche questa monoposto, quindi il posto guida, il volante, lo sterzo e le sospensioni della Ferrari F1 numero 5. Eccola qui la fustella. Ok, e iniziamo con le fasi di assemblaggio.
Iniziamo quindi con l'assemblaggio del cerchione, composto da questi due elementi particolarizzati in plastica silver satinato, veramente belli, ormai li conosciamo benissimo. Allora, non facciamo altro che far coincidere questi perni con i due fori di centraggio, quindi facciamo coincidere tutto quanto. Eccolo qui il nostro cerchione e andremo ad unire il tutto con due viti GP. Ed ecco fatto, andiamo ad eseguire la stessa operazione con il secondo cerchione. Ed ecco come si presentano i due cerchioni pronti per essere assemblati con i relativi pneumatici. Allora, pneumatici, ragazzi, che vale la pena andarli a vedere perché sono veramente spettacolari, realizzati in gomma. Sono molto dure queste gomme, infatti per l'inserimento con il cerchione vanno scaldate. Possiamo inserirle dentro l'acqua calda oppure maneggiarla con la mano più volte per portarla a una certa temperatura per ammorbidire la gomma. Dopodiché possiamo tentare l'inserimento, che è veramente duro, però alla fine ci riusciamo. La cosa importante durante l'inserimento è che, considerando la facciata del cerchione visto da fuori, quindi dall'esterno, qui, esatto, quindi un cerchione dovrà avere la ruota con la freccia, questa qui che gira in senso antiorario, e sull'altra ruota la montiamo con la freccia in senso orario. Procediamo. Ed ecco come si presentano le due ruote anteriori al termine di questa fase di assemblaggio. Ragazzi, anche queste veramente sono difficili da inserire. Allora, io vi consiglio di inserire il cerchione dalla parte posteriore, in modo tale che la parte poi quella frontale, diciamo, non subisce danni. Infatti, se io le vado a ruotare, ho dovuto un po' tribolare, penso queste sono le peggio che mi siano venute, però diciamo che la parte diciamo posteriore è quella meno visibile. Comunque queste sono le due ruote, importante, freccia in senso antiorario e freccia in senso orario, in modo tale che quando le andiamo a montare entrambi hanno la freccia orientata nello stesso verso. Ok ragazzi, proseguiamo con le prossime fasi. Iniziamo ora ad assemblare anche i primi componenti del telaio della nostra Ferrari F1 numero 5. In particolare abbiamo ricevuto il telaio inferiore, questo è il primo particolare che ormai conosciamo benissimo, sulla quale andiamo a montare i primi componenti, ossia questi spoiler, gli spoiler anteriore. Quindi non facciamo altro che posizionarne uno in corrispondenza di questi due fori, lo andiamo a incastrare esattamente in questo modo, facciamo la stessa operazione sull'altro lato. La corretta disposizione, mi raccomando, osservate bene le illustrazioni del fascicolo. Ed ecco fatto, primo pezzo lo abbiamo montato. E per concludere questo video tutorial andiamo a vedere poi il sedile che abbiamo ricevuto della monoposto. Allora, vi ricordo che le cinture di sicurezza sono in vero tessuto, guardate che bei dettagli, veramente uno spettacolo. Anche questo particolare che abbiamo già analizzato ampiamente con l'altra monoposto, eccolo qui. Ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial. Eccola qui ragazzi, la prima monoposto completata e a fianco i nuovi pezzi per iniziare l'assemblaggio della F1 numero 5. Allora amici, il tutorial finisce qui, mi raccomando lasciate un super like a Modellino Ferrari Trasporter al nostro video e cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora vi lascio con questa panoramica e ci vediamo presto sul canale. Ciao!